Dispiace per questo perché ci sono state un paio di azioni dove potevamo sfruttare meglio le occasioni create, però ci sono anche meriti degli avversari che abbiamo giocato comunque contro una signora squadra che gioca a calcio e sicuramente c'è grosso margine di miglioramento e sono felicissimo di essere qua e di essere a disposizione del gruppo e del mister. Anche perché un'occasione è capitata durante il secondo tempo, hai fatto un bello stop a seguire, poi quel pallone che si è alzato tanto, però ci sei. Sì, ci sono. Sentivo un'azione, si è visto, si è entrato subito, ha messo cuore e gamba all'interno della formazione. Ecco, nei giorni scorsi il Presidente aveva detto mi piacciono le persone che scelgono pescare, non chi le va a rincorrere. Queste sono state più o meno le dichiarazioni, quindi sei felice di essere qui. Sì, sono felicissimo, come dicevo prima, è una piazza storica come Pescara, tutti vorrebbero venire e sono fortunato di essere qua. Posto. Con Ferrari, se ti va bene, mister ha scelto di inserire voi durante la partita insieme, o preferisci giocare con due, magari in tre quartisti per caratteristiche, comunque preferisci giocare insieme a Ferrari o a supporto? Ma guardi, secondo me abbiamo caratteristiche diverse, io e Ferrari, quindi possiamo, credo, convivere, cioè possiamo giocare assieme, ecco. Non ho preferenze perché nell'arco della mia carriera ho giocato con più moduli, a una punta, a due punte, quindi a me non cambia. Chiappo, ciao, benvenuto, Grazie mille. complimenti anche per l'esordio. Pescara ti ha già portato bene in passato, in questi giorni abbiamo ricordato con i colleghi più volte il tuo debutto con la Primavera qui segnando 4 gol in una partita, insomma ci hai pensato quando è iniziata questa trattativa? Non so No, se non ci ho ricordavi meglio pensato perché sono quel passati talmente tanti anni che gol. non dico che me l'ero dimenticato, ma poi in primavera è un altro calcio. Certo, sicuramente. Per il resto, le tue prime impressioni, dall'arrivo fino all'esordio complessivo della squadra, secondo te, insomma, che potenzialità ci sono? Le potenzialità sono tante, anche perché mi sono allenato solo due volte con la squadra, ma si è visto subito il gioco e la qualità di tutto il gruppo. E, ripeto, sono felicissimo di essere qua e di essere a disposizione del gruppo. Senti, le prime sono lontanissime, qual è il ruolo del Pescara adesso, per la zona che ha in questa categoria, in questo campionato? Cioè l'obiettivo Beh, qual è adesso? sicuramente Entrare solo nei posizionarsi. Io playoff o prima viversi la fase regolare e poi vedere cosa succede? penso che sia quello di posizionarsi nella miglior posizione in playoff, perché comunque una squadra così forte può essere fastidiosa ai playoff. Grazie a voi. Posto? Grazie.